Io ti ho capita, mia cara Ubisoft. Tu vuoi farmi litigare con la mia vera mamma? Perché se no non si spiega. In queste settimane mi avete inviato così tanti pacchi da aver riempito la mia stanza e questo non piace molto a mia mamma perché c'è del disordine, io lo metto a posto, ma non importa. Ragazzi miei, benvenuti in un Mystery Box Opening, che in realtà di misterioso c'è solo il contenuto, perché dall'esterno, come potete notare, sono due immensi pacchi Ubisoft. Adesso partiamo dal presupposto che io non ho la minima idea di che cosa ci sia all'interno. Non ho voluto neanche farmelo dire dalla sede perché voglio che sia tutta una sorpresa, ma comunque prima di iniziare vi ricordo, pollicioni all'insù per supportare questi video e questo canale e soprattutto grazie mille Ubisoft Italia per questi splendidi pacchi. Adesso io qui mi ero già preparato le scannacinghiali e andrei direttamente ad aprire questo pa. Ma vogliamo partire dal grande o dal piccolo? Partiamo dal piccolo. Sì. Allora, diciamo che comunque non sono pesantissimi, eh? E spero che magari la telecamera mi abbia messo a fuoco perché qualora io non sia a fuoco abbiamo un problema. Abbiamo tolto i sigilli. Ecco, queste cose per esempio a mia mamma non fanno piacere. Poi pulisco. Allora, apriamo così. Devo aprire piano, ragazzi, per non andare ad intaccare il contenuto. Perché io già non vedo l'ora. Io già non vedo l'ora di aprire. Sta. Aspetta, io ho letto solo sta. Ok. Fermi. No, ragazzi, fermi. Allora, c'è solo questa all'interno. Fermi, allora. Abbiamo una valigetta o scrigno sotto forma però di stoffa, perché è fatto a strappo ed è una figata stupenda. C'è scritto iniziativa Starlink, pilota tuberanza. Ora, che cosa significa pilota tuberanza? A parte che, se non sbaglio, qui dovrebbe esserci una R e invece è solo Starlink. Non importa. Andiamo ad aprire questa valigia. Facciamo che questa valigia la apriamo insieme. Boom! No, ragazzi! No, raga, guardate che figata! Abbiamo il set per Nintendo Switch con Star Fox, l'altro pilota di cui non ricordo il nome, insomma è lo starter pack per Switch. Mio Dio, raga, Mason Rana si chiama. Mason Rana, sì. No, raga, è stupendo. Con la voce di Shade. Ah no, Shade. Ah, ok. Wow, raga. No, io. Voi lo sapete, no? Io porterò una serie su questo gioco che voi chiaramente seguirete qui. Ed è magnifico. No, ragazzi, questa cosa qui è davvero magnifica. Ecco, questo già è un po' più pesantuccio, eh? Devo essere sincero. Però non pesantuccio come al solito. Che poi, tra l'altro, su Instagram ho lanciato una foto dei due pacchi, dove molti di voi hanno dato la propria risposta. Perché io ho chiesto: ragazzi miei, secondo voi cosa c'è all'interno? Qualcuno aveva indovinato. Qualcun altro invece era andato completamente fuori strada dicendo Call of Duty. Call of Duty, ragazzi, è Activision e qui siamo Ubisoft. Mamma Ubisoft. Ok? Che poi tra l'altro questa è la mamma più mamma di tutte, eh? Ok, bene. Dentro c'è un pezzo di cartone a prova proprio di scemo come me, che vado troppo a fondo di solito con i taglierini. Ok, penso di avercela fatta. Dentro non c'è più nulla, quindi posso metterla là. Ed ecco il contenuto. Questa, ragazzi, è una figata a dir poco bestiale. Perché al suo interno di questa valigetta.
Direi che adesso la situazione cambia un pochettino, eh? Allora, vediamo. Press kit! Ragazzi, abbiamo il press kit di Starlink, dove ci spiegano un po' l'iniziativa. Grax? Grax, tu sei il nemico di questo Starlink? Grax? Ok? Il nemico sembra proprio che si chiami Grax. Come il nostro carissimo youtuber Grax. Eh sì, questa cosa non l'avevo fatta prima, devo farla adesso. Ah, ok. Aha! Abbiamo la Starship Pack Neptune. Quindi abbiamo già una navicella. Abbiamo già anche la seconda navicella. Ed eccola qui, la Starship Pack di Pulse. Stupenda. Lei dovrebbe essere una ragazza, se non vado errato, sì. Poi magari qualcuna la andiamo anche ad aprire, che dite? Ragazzi, è pieno di roba. Oh, che è quel casco e pezzi? No, no, non devono cadere nulla. Cioè, non deve cadere nulla. Signori, Starship Pack di Lance. E non è il campione della Lega, ma è semplicemente un grandissimo pilota con un potere speciale abbastanza figo. Ora, non sono sicuro di ricordarmelo, però mi ricordo che ogni navicella ha il proprio potere. Raga. Raga, guardate, questo è il weapon pack, ovvero il pack delle armi. E qui abbiamo, c'è il riflesso, due cannoni bestiali. Che sono questi, guarda, questi me li metto da parte perché sono quelli che monterò subito. Questa è bella. Questa è... Ma io questa non l'ho mai vista. Cioè, io questa anche all'anteprima non l'ho mai vista. Cerberus. No, ragazzi, io questa non l'avevo mai vista, ma è stupenda. Cioè, tutti questi pezzetti qua. Sono sicuro che mia mamma mi uccide. Ragazzi, se non vedete la serie su questo gioco è perché mamma mi ha ucciso. Guardate che meraviglia. E dentro ogni pack c'è personaggio, arma e navicella. Stupendo, stupendo. Qui abbiamo altre due armi. Un altro weapon pack. Lo mettiamo qui. Devo scavare bene, raga, perché se ci lascio qualcosa è un problema. Se questa me la ricordo. Se. Poi tra l'altro, ragazzi, io vi confesso questa cosa, ma che rimanga tra noi. Durante l'anteprima di questo gioco Starlink, qualcuno l'ha notata, mentre stavo giocando al gameplay su Nintendo Switch, il link ve lo metto in descrizione, dietro è passata una ragazza. Ragazza che era veramente, ma veramente bella. E lì in mezzo era l'unica che parlava italiano. Fortunatamente non ho fatto apprezzamenti, che sennò avrei fatto una figura di... Vabbè, avete capito, no? Signori, Starship Pack di Nadir. Guardate qui che astronave. Guardate che bestia. Cioè, questa è veramente esagerata, eh? Questa è una bestia. Vi giuro, sono in hype pazzesco. Non vedo l'ora di iniziare. Aha. Nuovo weapon pack, ovvero pack delle armi, non male. Abbiamo il Hailstorm e il Meteor MK2. Ah, qui abbiamo invece un personaggio, Levi McRae. Come mai però lui non è dentro un'astronave? Non l'ho capita. Questa non l'ho capita, ragazzi. O magari... No, attenzione, attenzione, c'è anche Ellie Harwood. Questo è bellissimo, ragazzi, questa è bellissima, Ellie Harwood. Sembra tipo d'erba. Solo che non hanno le astronavi loro. Ah no, aspetta, qui c'è un altro weapon pack. Eccolo qui. Tac. Magnifico, magnifico. Poi... No, ragazzi... Ragazzi, aspettate. Allora, c'è Carl Zeon, che è il personaggio quello verde. E chiaramente è quello che andrò ad utilizzare io, quindi lo mettiamo da parte.
Di qua abbiamo Star Tail. Eccola qui, stupenda, veramente molto carina. E boh, ragazzi, sembra che sia tutto. Andrei ad unboxare, ad aprire una navicella. Adesso fatemi vedere quale effettivamente voglio utilizzare. A parte che poi le utilizzo tutte, quindi voglio aprire questa. Sì, sì, l'astronave di Cerberus. Eh? Oh, sto cappello quanto è fiero, raga. Stupendo. Allora, apriamola. La cosa positiva è che si apre benissimo, senza problemi. E questo è già un punto a favore. Poi vado qui. Prendo la navicella, ragazzi, che andrà poi montata sul pad. Eccola qui. È uscita. Prendiamo il pilota. Pilota, ecco. Il pilota andrà inserito proprio qui sotto. Il tutto chiaramente dentro una basetta. Eccolo qui. Il pilota si vede benissimo dentro. E poi ci sono le armi. Armi che andranno sotto in questa navicella. Ok, che poi in realtà potrei anche fare così. Stacco un'ala. Stacco di qua. La metto di qua. Così che se magari ho la preferenza di avere le armi sopra, per una questione di comodità, posso farlo. Ecco qua. Poi è chiaro, ragazzi, io adesso prendo un pack delle armi. Tipo prendo questo, no? Prendo questo pack delle armi. Cavolo, questo è uguale? Ah, ok. Sì, è uguale. Vabbè, non importa, prendo l'altra. E la vado a settare in quest'altra posizione. Eccola qua. Questa chiaramente è una navicella base, chiamiamola così. Perché in realtà potrei prendere i pezzi di un'altra astronave, montarli qui e creare una navicella più completa. Poi è chiaro, ragazzi, voi andrete a sostituire le armi in base ai nemici che avrete davanti. Cioè, se il nemico soffre il fuoco, voi prenderete il pack con il fuoco. E chiaramente con gli elementi infliggerete molti più danni. È chiaro, no? Ma io direi che tutte queste cose le scopriremo insieme in game. Che ne pensate? Penso sia la cosa migliore, perché è più facile da vedere che da spiegare. Ok, ci siamo. Ragazzi, io non mi aspettavo questo box così, ma dai, ad essere sinceri, ragazzi, cioè guardate questo quanto è bello. Iniziativa Starlink, pilota tuberanza, stupendo. È bellissimo. È magnifico. Dentro abbiamo due piloti, a parte che l'ho fatto già vedere prima, con la navicella di Star Fox. Stupendo, stupendo. Ragazzi, ancora una volta, mamma Ubi, grazie mille dal profondo del cuore. E che posso dirti? Un bacio. Ah, tra l'altro, ragazzi, presto, se non sbaglio domani, dovrebbe iniziare la serie su Starlink. Mi raccomando, guardatela qui, anche perché penso che sarò l'unico a farla. E non penso sarò l'unico, perché è un gioco veramente pazzesco. Ma voi seguitela qui, sempre solo qui su Tuberanza. Ciao!